appunto delle puntate precedenti, ma brevissimo. Eravamo partiti dall'universo come miscela primordiale di idrogeno, idrogeno elio, questo è il brodo primordiale che esce dopo un po' di anni dal Big Bang. Ci siamo chiesti come si sono venuti a creare gli elementi più pesanti e quindi qual è la storia della materia, cioè come è possibile che nell'universo di oggi siano presenti elementi con tanti elettroni, con nuclei con tanti protoni e neutroni che girano attorno tanti neutroni. Abbiamo discusso quali sono gli elementi principali dell'atomo, abbiamo parlato dei cosiddetti nucleoni che stanno nel nucleo, protoni e neutroni, protoni con carica positiva e neutroni senza carica. Abbiamo discusso che cos'è il peso atomico e che cos'è il numero atomico. Il numero atomico è relativo al numero di protoni presenti nel nucleo, invece il peso atomico tiene conto del numero di protoni e del numero di neutroni. E poi abbiamo parlato delle quattro forze fondamentali. Di queste forze fondamentali ci siamo soffermati bene sulla forza gravitazionale, sull'interazione debole che gioca un ruolo importantissimo sulla tenuta, per così dire, delle stelle, e infine dell'interazione forte che è il collante principale del nucleo, degli elementi del nucleo. Poi abbiamo parlato di che cosa succede all'interno di una stella, come la stella nasce a seguito di un collasso gravitazionale. Questo ammasso di gas, collassando, raggiunge delle temperature tali per cui si possono innescare le reazioni nucleari. Le reazioni nucleari sono fortemente legate, l'intensità delle reazioni nucleari è fortemente legata alla dimensione di una stella. Le stelle piccole sono più parsimoniose, sono poco luminose, ma sono parsimoniose, nel senso che accedono lentamente alle loro riserve di carburante, e quindi la vita di una stella piccola è molto molto lunga, parliamo di miliardi di anni, a differenza delle stelle molto massive, delle stelle di grandi dimensioni che hanno invece una colorazione azzurra, la cui vita è invece dell'ordine di qualche milione d'anni. Quindi stelle piccole sono estremamente longeve, ce ne sono alcune, quelle più piccole del Sole, che praticamente sono in vita fin dall'origine dell'universo, e stelle invece un pochettino intermedie come la nostra, una stella arancione gialla come il Sole, che è in vita da circa 5 miliardi di anni e avrà altri 5 miliardi di anni come prospettive di vita. Notare che il fatto che le stelle siano estremamente longeve come il Sole, le stelle come il Sole sono, danno chance, per così dire, alla formazione, alla possibilità di innescarsi quel procedimento che porta alla vita su quei pianeti messi in posizioni opportune. La vita per evolversi sulla Terra ha richiesto milioni di anni. Se fossimo stati su un pianeta sufficientemente lontani, vicino, quindi sufficientemente lontani, ma in un sistema dove la stella madre è una stella di tipo azzurro, beh, in questo caso probabilmente la vita non avrebbe, la vita come la conosciamo noi, non avrebbe avuto chance di evolversi. Perché? Perché la stella nel giro di qualche milione d'anni sarebbe morta, e quindi non ci sarebbe stato il tempo sufficiente per innescare tutti quei processi che hanno dato origine all'evoluzione della vita sulla Terra. Ci eravamo posti anche questo problema: perché il Sole non esplode come una gigantesca bomba o come una bomba?
perché ci sono le reazioni nucleari sul Sole, e sono le stesse reazioni nucleari con cui l'uomo ha costruito la bomba H. Beh, il Sole non esplode la bomba H, è come una bomba H, perché di mezzo ci sono i decadimenti beta, che sono estremamente lenti, e se questo non bastasse, abbiamo anche di mezzo un'estrema difficoltà da parte dei protoni di unirsi tra di loro, perché è richiesta una grandissima quantità di energia, molto di più di quella che realmente c'è nel Sole. Però abbiamo anche discusso sull'effetto tunnel. L'effetto tunnel fa sì che in certe condizioni eventi che sembrerebbero impossibili diventano un po' probabili, e quindi il Sole, sia per la lentezza dei decadimenti beta, sia per la presenza di questo gradino di energetico che impedisce agli i protoni di avvicinarsi tra di loro, quindi per formare i neutroni, a causa di questi due effetti, uno governato dal decadimento beta, dall'altra parte dove devono intervenire l'effetto tunnel, procede molto lentamente, e quindi l'energia all'interno del Sole viene prodotta, ma in maniera controllata, estremamente controllata. Non dimentichiamo poi che un elemento fondamentale di controllo è dato dal fatto che il Sole è costituito di materia ordinaria, di gas. Cosa fa un gas? Quando si espande tende a raffreddarsi, quindi se per una qualsiasi ragione il tasso di reazione all'interno del Sole dovesse aumentare, il Sole si espanderebbe, si raffredderebbe, e automaticamente con la variazione di temperatura la cinetica delle reazioni tornerebbe a dei livelli inferiori. In questo modo la struttura del Sole, abbiamo visto lungamente cosa significa mantenere in equilibrio una massa di gas pari a quella del Sole, la struttura è stabile, quindi non cade perché ci sono le reazioni nucleari che generano energia, non esplode perché il gas è libero di espandersi. Abbiamo visto anche due tipi di reazioni che possono avvenire nelle stelle: il ciclo protone-protone, che normalmente è dominante nelle stelle di piccole dimensioni, come appunto il nostro Sole, e invece un altro ciclo un pochettino più complesso, il cosiddetto ciclo CNO, carbonio, azoto, ossigeno, che invece domina in termini di frequenza all'interno delle stelle più grandi. C'era forse anche c'era questa Bene, qui vediamo che all'interno del Sole il ciclo basato sul carbonio è molto meno efficiente. La scala verticale lì sembra che sia un po' meno efficiente, in realtà la scala verticale è logaritmica con degli indici pesantissimi, quindi l'efficienza delle reazioni CNO all'interno del Sole è sostanzialmente trascurabile. Questa era la sequenza di diagramma di Hertzsprung-Russell che mette in evidenza come le stelle che sono adulte, quindi si collocano su questa fascia, praticamente una retta, dove sono presenti le stelle estremamente leggere, in quest'angolo, stelle rosse e di bassa luminosità, con bassa luminosità, le cosiddette nane rosse, fino alle giganti, alle supergiganti azzurre, che sono stelle dove il ciclo CNO la fa da padrona, e stelle molto molto luminose, e pertanto la superficie di questa stella appare di colore azzurrino. Sono stelle di circa 10, con prospettive di vita dai 10 a una ventina di milioni di anni. Il parametro che ci fa muovere lungo la sequenza principale è semplicemente la condizione iniziale, la massa di una stella. Quando una stella comincia a produrre energia nucleare al suo interno, va a collocarsi sulla sequenza principale in un punto che è funzione esclusivamente della sua massa, in realtà anche della composizione chimica, ma partiamo per semplificare da stelle costituite da idrogeno. E questa è la prima, il primo lucido. E cosa succede se andiamo a vedere in dettaglio gli spettri delle stelle? Beh, quello sotto è lo spettro, adesso non mi ricordo se è del Sole o di una stella di tipo solare, e vedete che è uno spettro estremamente complicato.
la curva in bianco, quella specie di sismogramma, è il grafico dell'intensità in funzione della lunghezza d'onda, e quella sotto è la rappresentazione, diciamo, di come si vedrebbe lo spettro se lo potessimo proiettare su uno schermo, e vedete che lo spettro è solcato da queste finissime righe di assorbimento, ognuna delle quali contiene la fotografia degli atomi che sono nell'atmosfera esterna della stella. Ogni atomo assorbe una determinata lunghezza d'onda in funzione delle sue caratteristiche elettroniche e lascia un'impronta nello spettro della stella. Quindi, dall'esame dello spettro noi possiamo determinare la composizione chimica misurando quanti e quali elementi ci sono, rapportando i gradi di assorbimento con quelli in ordine laboratorio. Un momento, la composizione chimica di cosa? Perché lo spettro noi lo facciamo della luce che riceviamo dalla stella, quindi della sua superficie. Quindi questa pletora di elementi chimici non è la composizione chimica della stella, ma semplicemente della sua atmosfera osservabile. E il Sole contiene quasi tutti gli elementi della tavola periodica, non solo l'idrogeno e l'elio, contiene carbonio, ferro, zolfo, ma anche elementi pesanti, oro, piombo, uranio, praticamente tutti gli elementi noti sulla Terra sono noti anche nell'atmosfera del Sole. Come hanno fatto ad arrivarci? Perché abbiamo visto che il Sole è in grado al massimo di sintetizzare elio a partire dall'idrogeno. Questi elementi lui non è in grado di sintetizzarli. Da dove arrivano? Il grafico di sopra ci presenta una stella, per così dire, primordiale, una stella che fa parte della nostra galassia, ma sembra appartenere a una generazione estremamente antica, come se questa stella si fosse formata a partire da materiale estremamente pulito. Praticamente nel suo spettro ci sono idrogeno, elio e elementi pesanti, gli astronomi chiamano metalli tutto ciò che non è idrogeno ed elio, quindi è una stella, come si dice in gergo, di bassissima metallicità, mille volte meno abbondanti che sul Sole. Questo vuol dire che ci sono stelle che si formano in ambienti puliti e stelle come il Sole che si sono formate in ambienti estremamente inquinati da elementi pesanti. Cerchiamo di scoprire da dove sono arrivati questi elementi. Bene. Allora, per provare a rispondere a questa domanda, dobbiamo cercare di capire cosa accade quando nel nucleo della stella si esaurisce l'idrogeno. Abbiamo detto che la stella si sostiene perché all'interno del suo nucleo ci sono delle reazioni nucleari lente che permettono la graduale e progressiva trasformazione dell'idrogeno in elio. Ma cosa succede quando nel nucleo finisce l'idrogeno? Cioè quando il nucleo è un nucleo di elio. Beh, la stella non può più bruciare idrogeno, non ce n'è più. Quindi manca l'energia che il nucleo ha prodotto fino a pochi istanti prima. Allora, mancando l'energia che il nucleo produce, riparte il collasso gravitazionale. Come diceva prima Roberto, c'è un perfetto equilibrio all'interno della stella. Se una stella, quando la stella produce energia, la stella tende a gonfiarsi, per così dire. E quindi c'è un equilibrio tra la forza gravitazionale, che tenderebbe a far collassare verso il centro tutta la massa di gas, e questa energia prodotta dalle reazioni nucleari, che tendono invece a far espandere, a far gonfiare la stella. C'è questo perfetto equilibrio quando la stella è nella sequenza principale. Manca l'energia e quindi la forza gravitazionale ha sopravvento. Avendo il sopravvento, la stella comincia di nuovo a collassare verso il centro, verso il suo centro. E quindi la stella si contrae, ma contraendosi, aumentando quindi la pressione che il gas subisce, la stella non si raffredda, si riscalda. Il nucleo della stella non si raffredda, ma si riscalda. Pensate, è una cosa strana. Togliete l'energia, spegnete la stella perché l'idrogeno è esaurito, normalmente uno cosa dice? Si è spento il caminetto, viene freddo. Invece no, dalle stelle le cose vanno a rovescio.
togliete l'energia, spegnete il caminetto e il caminetto si scalda perché il caminetto collassa verso il suo centro. E così accade nel caminetto molto e quindi questo è un esempio, però è un po' contrario al nostro comune sentire. Smette, finisce una fonte di energia, la stella non si raffredda, si scalda e scaldandosi vengono a crearsi delle condizioni, scusate gli errori, perché questa è la versione di qualche giorno fa, la recuperata per miracolo questa sera, quindi ancora con dei refusi, e queste elevate temperature che si vengono a produrre per effetto del collasso gravitazionale che è ripartito, si innescono le reazioni nucleari più complesse, quelle che portano alla trasformazione dell'elio verso materiale, verso atomi più piccoli. Ma a questo punto la stella esce dalla sequenza principale e diventa una gigante rossa. Le giganti rosse sono tra l'altro stelle molto popolari perché sono estremamente brillanti e quindi si possono vedere a grandi distanze. Molte stelle del nostro cielo, pensiamo a Arcturo, Antares, Aldebaran, soprattutto Betelgeuse, che è una stella veramente super super gigante, appartengono a questa categoria. Sono stelle anche lontane, anche qualche migliaio di anni luce, ma che riusciamo a vedere con molta facilità. Poi vedremo perché giganti rosse. Cosa succede? Che l'elio si fonde per produrre il carbonio. La reazione avviene in due passi, prima due atomi, due nuclei meglio di elio fondono per dare origine a un nucleo di berillio, poi il nucleo di berillio si unisce con un nucleo di elio e quello che è il risultato finale di questa reazione che avviene in due passaggi è la produzione di un atomo, di un nucleo di carbonio e ovviamente dell'energia, perché il nucleo di carbonio è lievemente meno massivo dei suoi componenti e pertanto la stella incomincia di nuovo ad avere una fornace del nucleo e il collasso gravitazionale si arresta. La forza di gravità agisce sempre e qui si tratta di trovare, la stella cerca dei nuovi punti di appoggio per non cadere verso il centro. E quali sono questi punti di appoggio? Sono le fusioni nucleari. La fusione nucleare rappresenta un appoggio un po' come uno scalatore quando vuole raggiungere la vetta della montagna, cerca dei punti d'appoggio. Appena manca i punti d'appoggio, ritorna a terra. I punti di appoggio sono questi livelli di temperature e di condizioni che permettono alla stella di brillare. Ma per quanti punti d'appoggio può avere la stella per poter continuare a vivere? Proviamo a scoprirlo con le proprie e con i prossimi luci. Uno potrebbe chiedersi a questo punto se c'è un meccanismo di regolazione simile affinché la stella non esploda con una gigantesca bomba a elio. Effettivamente anche qui ci sono dei meccanismi di controllo, perché la reazione con cui i due nuclei di elio si trasformano in un nucleo di berillio è una reazione instabile e pertanto facilmente il nucleo di berillio ritorna nei suoi componenti, cioè nei nuclei di elio. E questa instabilità di questa reazione fa sì che il berillio ci sia poco berillio e questo fa sì che le reazioni di trasformazione dell'elio in carbonio avvengono lentamente, quindi anche la vita, il periodo di vita della stella quando nel nucleo sta bruciando elio è un tempo di vita ragguardevole, perché se così non fosse, cioè se questa reazione non fosse instabile, la stella esploderebbe e si avrebbe quello che viene definito elio in flash, cioè flash, il lampo dell'elio. Qui abbiamo già spiegato perché il berillio è un elemento raro e quindi perché libera di flotazioni. Il berillio ce n'è poco per questa ragione, perché
ha difficoltà a mantenersi nelle condizioni stellari e quindi poi ad arrivare, come sarà arrivato, vedremo, a formare pianeti. E se così non fosse, noi troveremmo anche delle giganti rosse. Le giganti rosse evaporerebbero velocissimamente. E invece le giganti rosse, come diceva Roberto prima, ce n'è, e ce n'è tante, anzi sono stelle che, essendo molto luminose, sono facilmente visibili. Bene, però questo è un po'... Sì, abbiamo un po' mescolato le carte, questa in realtà è una nebulosa planetaria. Beh, però possiamo dirlo, diciamo, quando si innestano questi procedimenti di combustione secondaria, in realtà gli strati più esterni della stella si gonfiano per trovare il suo equilibrio radioattivo. La stella non può più accontentarsi di avere una massa circoscritta in un volume di tipo solare, ma deve espandersi, perché sennò non riuscirebbe a irraggiare tutta l'energia che viene prodotta all'interno. Queste reazioni avvengono sì in una regione piccola della stella, ma sono reazioni che avvengono molto velocemente, perché avvengono in condizioni, critiche, condizioni vicine alla saturazione. Quindi producono grandissime quantità di energia, l'operazione della stella aumenta di luminosità e costringono gli strati esterni della stella, quelli che non producono energia ma semplicemente la trasportano, quelli, se vi ricordate, che davano le celle convettive del Sole, poi i fenomeni anche della superficie, anche solari, anche magnetici, eccetera, costringono questi strati a espandersi di migliaia di volte. La gigante rossa è proprio questo, è un'atmosfera stellare enormemente dilatata. La stella dà dimensioni dell'ordine del milione di chilometri, come il nostro Sole, assume un raggio dell'ordine delle centinaia di milioni di chilometri. E diventa una palla molto rarefatta, ma molto luminosa, di gas incandescente. Quindi abbiamo un nucleo concentratissimo dove viene prodotta l'energia e un'atmosfera estremamente rarefatta che ha la sola funzione di portare fuori questa energia prodotta al centro. Qui manco. La temperatura superficiale si abbassa, perché la stella può permettersi di avere una temperatura minore, e la stella diventa appunto gigante rossa. Se succedesse al Sole, il Sole, era un filmato molto drammatico, l'idea che abbiamo perso, si gonfierebbe fino a inglobare i pianeti interni, Terra compresa. Quindi sappiamo già che la Terra tra 4 miliardi e mezzo di anni farà una bruttissima fine. Verrà cotta, bruciata e inglobata del Sole. Pensate all'orbita, quindi al raggio del Sole che assume le dimensioni dell'orbita praticamente di Marte. Quindi una stella di dimensioni gigantesche. Naturalmente l'atmosfera di questa stella si trova appunto a distanza ormai di tipo planetario dal centro, e quindi è anche poco legata. Ci vuole poco, qualche sbuffo di energia in più, perché questo gas si disperda nello spazio e vada a creare che cosa? Una specie di nube, dei buchi concentrici che periodicamente, durante le fasi di instabilità e di assestamento della sorgente energetica centrale, durante il procedere delle varie reazioni volte carbonio, poi elementi più pesanti, questa stella comincerà a produrre dei cusci di gas dal fatto che se ne vanno verso l'esterno. Alla fine cosa succede? Succede? Il Sole finirà più o meno così. Ecco, bisogna anche dire che cosa succede quando si è esaurito l'elio all'interno del Sole. Prendiamo il Sole, per esempio. Quando l'elio si esaurisce o si esaurirà all'interno del Sole o di stelle simili al Sole, riparte il collasso gravitazionale, perché la stella non ha più sostentamento energetico, ha perso il punto d'appoggio, per così dire, la stella collassa nuovamente verso il nucleo, però stavolta la massa di stelle come il Sole non è sufficiente a far innescare nuove reazioni nucleari. E pertanto la stella diventerà un oggetto simile a quello che potete vedere al centro di questa nebulosa planetaria, una nana bianca. La nana bianca è una stella
dove non avvengono reazioni nucleari, un oggetto ancora abbastanza caldo, con temperature superficiali ancora gagliarde, ma anche di 40-50 mila gradi, anche 100 mila, dove però non si produce energia, quindi il radiamento avviene a spese dell'energia che è rimasta in questa materia calda, e il collasso gravitazionale si arresta perché gli elettroni non riescono a entrare dentro i nuclei. Non abbiamo più un gas convenzionale, abbiamo un cosiddetto gas degenere, una specie di plasma condensatissimo, un brodo di nuclei e di elettroni che stanno lì. Non riescono a comprimersi oltre una certa misura perché non ci sono le condizioni necessarie a far fondere gli elettroni con i protoni. Per cui rimaniamo in questo stato di materia degenere, si chiama proprio tecnicamente così, che assume densità prodigiose. Pensate che il Sole, si stima che il nucleo del Sole assumerebbe in questa configurazione dimensioni un po' inferiori a quelle della Terra, e quindi acquisirebbe una densità dell'ordine di milioni di volte quella della materia ordinaria. Siamo ancora molto lontani dalla densità delle stelle di neutroni, però siamo molto al di fuori delle densità con cui siamo abituati a confrontarci nella vita di tutti i giorni, quindi una materia sicuramente anomala, che non riusciamo nemmeno a produrre nei nostri laboratori, ma che probabilmente è molto comune nell'universo, perché rappresenta lo stadio finale, diciamo, la vittoria della gravità sulla materia nel caso di una stella come il Sole. Quindi il Sole arriva lì e lì si ferma. Perché il Sole non esplode come una bomba? Perché è troppo piccolo. Se avesse una massa molto maggiore potrebbe fare delle cose in più che poi cercheremo di raccontarvi. Aspetta, la nebulosa planetaria non l'abbiamo spiegata, perché questi sono anche degli oggetti molto belli. Cosa succede? L'oggetto centrale è la nana bianca, emette molta radiazione ultravioletta. Gli strati espulsi, i venti stellari, i gusci che la gigante rossa ha mandato nello spazio, diventano fluorescenti, vengono illuminati dall'oggetto centrale e danno luogo a una nebulosa emissione. Quindi il meccanismo di emissione della luce è analogo a quello delle nebulose emissioni, diciamo, delle stelle neonate, però qui abbiamo a che fare con un fossile stellare, con una fase che dura abbastanza poco. Si stima che la vita di una nebulosa planetaria possa essere a più di qualche decina di migliaia o centomila anni, però trattandosi di una fase incontro alla quale vanno quasi tutte le stelle, almeno quelle stelle di piccola massa, si tratta di oggetti ancora abbastanza frequenti, se ne conoscono diverse centinaia della nostra galassia. Quindi, ritorniamo al diagramma di Hertzsprung-Russell. Finora abbiamo praticamente visto l'evoluzione delle stelle che hanno massa simile, più piccola, di quelle del Sole. Vedete, questi sono, per così dire, i sentieri evolutivi. Prendiamo il nostro Sole, stelle di massa simile a quelle del Sole, qui stanno bruciando idrogeno nel nucleo, man mano che quando l'idrogeno è finita si innescono le reazioni di elio e la stella si sposta velocissimamente, da questo velocissimamente si intende con i tempi ovviamente dell'universo, però relativamente brevi, da una zona in sequenza principale alla zona delle giganti rosse. Dopodiché la stella, come il nostro Sole, ha un destino, questo destino fatale, di trasformarsi in una nana bianca. Le cose vanno un po' che vanno in maniera sicuramente differente per stelle la cui massa è di circa 7 volte, se non di più, maggiore della massa solare. In questo caso le forze gravitazionali sono molto più sono capaci di portare il nucleo a temperature decisamente elevate e per un valore tale da permettere l'innesco di reazioni più complesse. Eccole qua, dove atomi di, meglio, nuclei di carbonio fondono per dare origine a
elementi come il sodio, o come il manganese, il silicio, che deriva però dall'ossigeno, e così via. Quindi nelle stelle di grandi dimensioni le reazioni nucleari non si arrestano e il carbonio fonde producendo elementi pesanti e dopodiché anche l'ossigeno fonde per produrre silicio, zolfo e altre sostanze. Quindi, questo è un esempio, ma di catene di questo tipo ce ne sono parecchie, non ve le facciamo vedere. Ma... queste reazioni avvengono anche contemporaneamente in gusci distinti di una stella di grandi dimensioni. Vedete, al centro ci sarà un nucleo di ferro, poi c'è la combustione del silicio, la combustione del carbonio, la combustione dell'ossigeno, la combustione dell'elio, la combustione dell'idrogeno. In strati, la stella lavora a gusci, per così dire, come se fosse una cipolla. Gli strati esterni, dove l'idrogeno è ancora presente, stanno fondendo per produrre elio. L'elio fonde per produrre carbonio, l'ossigeno fonde, il silicio fonde e così via. Nel nucleo si forma, si accumula invece ferro. Il ferro non fonde. L'elemento 26, quindi siamo ancora nella prima parte della tavola periodica, sembra essere una specie di punto terminale di questo tipo di reazioni. Perché? C'è un motivo ben preciso. E sta nelle energie di legame del nucleo. Noi ovviamente non ci possiamo permettere di raccontare la storia dei modelli del nucleo atomico, di come i nuclei stanno insieme, di quali sono le energie in gioco. Diciamo che nei nuclei le particelle si muovono con delle configurazioni analoghe a quelle degli orbitali elettronici, ma molto più piccole, molto più concentrate. Esistono delle periodicità, esistono dei nuclei stabili e instabili, esistono degli schemi ricorrenti ed esiste un parametro fondamentale che è l'energia di legame. Gli elementi nella zona del ferro, diciamo ferro, cobalto, nickel, la zona proprio intorno ai numeri atomici tra 25 e 28, è cruciale perché rappresenta l'elemento di separazione tra le reazioni di fusione e le reazioni di fissione. Cosa vuol dire? Vedete, questo grafico rappresenta l'energia di legame per particella all'interno dei nuclei atomici in funzione, con linea fissa, c'è il numero atomico. Quindi all'inizio c'è l'idrogeno, poi l'elio, il litio, eccetera, eccetera, poi il ferro e poi gli elementi più pesanti, vedete, argento, oro, piombo, uranio. Il ferro rappresenta lo stato di energia minima, quindi lo stato più legato possibile della materia nucleare. Questo vuol dire che gli elementi più pesanti del ferro tendono a rompersi per cadere verso il minimo di energia. Quelli più leggeri tendono a fondersi insieme per guadagnare energia. Se vogliamo dire... Non per niente l'uranio, nei generatori nucleari che cosa si usa l'uranio, che non fa le azioni di fusione, fa le azioni di fissione. Uno sa che i nuclei di uranio, nelle reazioni nucleari che usiamo per produrre energia sulla Terra, si spaccano, perché gli conviene rompersi per andare verso stati di energia inferiore, quindi per produrre energia. Mentre le reazioni di fusione non siamo ancora riusciti a controllarle perché richiedono delle condizioni che non riusciamo a riprodurre sulla Terra. In sintesi, potremmo dire che in questa zona, cioè per gli atomi con peso atomico inferiore del ferro, le reazioni di fusione sono esoenergetiche, quindi producono energia. Invece per i nuclei con peso atomico superiore al ferro producono energia quando vengono scissi, come diceva Roberto. Quindi le reazioni di scissione producono energia. Quando si arriva al ferro non riusciamo a fare più nulla, perché se proviamo a scindere il ferro
la reazione è endoenergetica, quindi richiede energia. Se proviamo a fondere il ferro, la reazione di fusione del ferro richiede energia. E questo è qualcosa di cruciale, perché cosa succede quando il ferro all'interno di una stella incomincia a fondere? E come facciamo a creare gli elementi più grandi del ferro? Perché un pochino ce l'abbiamo dappertutto. Argento, l'oro e il piombo, da dove arrivano? Giusto per chiudere questo discorso della fusione del ferro, perché qua poi semmai discuteremo nel corso in qualche altro argomento del corso di astronomia di base. Sicuramente dedicheremo una lezione o un miniciclo alle fasi terminali dell'evoluzione stellare, perché qui a questo punto riusciremo più o meno a spiegare da dove arriva la materia, ma il discorso della fine delle stelle ci porterebbe veramente ad allungare enormemente la storia, quindi pensiamo sia più corretto dedicare delle lezioni apposite. Ci penseremo sicuramente. Comunque, giusto per anticipare, dopo la mostra. Cosa succede? Quando il ferro fonde, richiede energia, perché la reazione è endoenergetica. E quindi la stella, quando fonde il ferro, non si scalda, si raffredda. E nel momento in cui si raffredda, abbiamo detto prima, appena una stella tende a raffreddarsi, riparte il collasso gravitazionale. Il collasso gravitazionale che tende a, normalmente, a far riscaldare la stella, perché fa innescare altre reazioni nucleari. Ma le reazioni nucleari che si innescono con la fusione del ferro sono endoenergetiche. Quindi stavolta veramente accade un processo quasi apocalittico all'interno del nucleo, perché il nucleo, le reazioni di fusione fanno sì che avvenga l'accelerazione del collasso gravitazionale, ma di questo ne parleremo, come diceva Roberto, questa è un'altra storia, non è più la storia della materia, è la storia delle fasi finali delle stelle. Delle stelle di grande massa, che saranno quelle che danno origine poi agli oggetti esotici che troviamo all'interno delle pulsar o quale supernove, fenomeni completamente diversi che non c'entrano più con l'evoluzione stellare, ma che implicano anche l'utilizzo delle altre energie e tutta una serie di terminologie molto variegate e molto interessanti. Adesso Roberto proverà a raccontarci come si vengono a produrre gli elementi al di sopra, cioè con peso atomico al di sopra di quella del ferro. Dove nasce l'oro? Come è nato l'oro? E si tratta di processi di cattura neutronica che avvengono nelle stelle di grande massa, quelle reazioni che abbiamo fatto vedere prima, di fusione del carbonio, dell'ossigeno, eccetera, molte volte producono dei neutroni. Ora, i neutroni sono particelle nucleari neutre e quindi tendono a viaggiare abbastanza liberamente all'interno della stella. Un neutrone isolato, non legato a un nucleo, però è una particella instabile, tende a decadere. Decadimento beta normale, beta negativo, con una vita media di 15 minuti. Quindi questo vuol dire che se ci sono pochi neutroni in giro, questi prima di interagire con un altro nucleo decadranno. Se ce ne sono tanti, riusciranno in tempi brevi a interagire con altri nuclei e a legarsi ad essi. Un neutrone non ha nessuna difficoltà a entrare in un nucleo perché non trova nessuna barriera energetica. Quindi cosa succede? Prendiamo, seguite la linea spezzata che parte da quell'atomo di argento, qui abbiamo un diagramma tipico di come si rappresentano le reazioni nucleari col numero totale di particelle, quindi col peso atomico in ascissa e il numero atomico, quindi l'elemento in ordinata, no? Quindi a destra crescono i pesi atomici, in verticale crescono gli elementi argento, col cadmio, indio, stagno, antimonio. Vedete che con la cattura di un neutrone, quindi ci spostiamo di una catenina verso destra, aumentiamo la massa atomica. Se creiamo un nucleo instabile, questo decade per decadimento beta, quindi conserva il suo numero di nucleoni, ma
sale di una casella perché un neutrone diventa protone e quindi aumenta il numero atomico. Abbiamo un atomo di cadmio, poi cattura altri neutroni, arriva al cadmio radioattivo che decade in ilio, poi ci spostiamo ancora sopra, stagno, alla fine con una dozzina di catture neutroniche abbiamo trasformato l'argento in antimonio. Un po' l'inverso di quello che volevano fare gli alchimisti, che di solito partivano da elementi comuni per cercare di produrre elementi preziosi, tanto non ci sarebbero riusciti comunque perché non avevano questi mezzi a disposizione. Questo è un tipico esempio di cattura di neutroni lenti. Nell'altra slide invece un esempio di come in presenza di più neutroni abbiamo dei processi di cattura veloce. Qui abbiamo per esempio una serie di metalli delle terre rare, il terbio, tezio, asnio, che assorbendo neutroni su neutroni, questi neutroni a loro volta possono anche decadere in corso d'opera, con una serie di decadimenti multipli vedete che trasformiamo l'interbio, che è un elemento pesante del terre rare, in oro e alla fine arriviamo nell'oro contabile dell'oro. Qui siamo però proprio nelle fasi, perché ci siano queste reazioni devono esserci delle condizioni estreme che in genere si realizzano proprio negli ultimi momenti di vita della stella. Quindi stiamo parlando di stelle di grande massa che, come vi anticipiamo, poi tendono a esplodere. E se esplodono, cosa fanno? Mandano tutta la roba che avevano in giro. Tutta la massa della stella viene mandata nello spazio e quindi cosa succede? Finalmente questi elementi se ne vanno liberi per lo spazio. E dove se ne vanno? Se ne vanno in giro per la galassia e magari, guarda caso, vanno a inquinare una nebulosa dove si stanno formando delle stelle neonate. 5 miliardi di anni fa sembra che sia successo proprio questo. Una supernova esplosa vicino a una nube di gas, scossa con onde d'urto, probabilmente innescando anche quei movimenti che avrebbero poi portato alla formazione di stelle, quindi ha innescato la formazione di nuove stelle e ha arricchito il medio interstellare di elementi pesanti, mettendo quindi queste nuove stelle anche in grado di formare pianeti costituiti da ferro, silicio, ossigeno e alluminio, come la nostra Terra. Quindi il Sole è una stella che non è nata 5 miliardi di anni fa. Ma la galassia ne ha almeno 10 miliardi di anni, quindi il Sole è una galassia già vecchia. Quindi il Sole non è una stella, è una stella di seconda, no, di terza o di quarta generazione. Perché le stelle che si sono venute a creare nell'universo primogeneo non potevano avere elementi pesanti. Erano stelle tutte di idrogeno, erano con uno spettro praticamente pulito. E dato che c'era soltanto idrogeno, non esistevano neanche le reazioni CNO che abbiamo visto prima, o che avevamo visto la volta scorsa. Se non c'è il carbonio, non c'è l'azoto, non c'è l'ossigeno, c'è il ciclo CNO che è molto efficiente, è molto efficiente nelle stelle di grande dimensione, non poteva esserci. Perché mancava materia prima affinché questo tipo di reazione avvenisse. E quindi si pensa che le stelle di prima generazione potessero essere molto molto più grandi di quelle attuali, potessero raggiungere dimensioni e massa decisamente maggiori di quelle che oggi noi siamo in grado di osservare, perché la materia prima non era inquinata, era idrogeno. I modelli attuali stabiliscono di solito, e anche le osservazioni astronomiche fissano tra le 50 e le 100 masse solari, il limite oltre il quale una stella non può formarsi, esploderebbe immediatamente. Nell'universo primordiale si pensa che potessero esistere stelle anche di 500-1000 volte la massa del Sole, quindi erano delle macchine energetiche straordinariamente potenti e fucine di elementi pesanti. Quindi è per quello che l'universo probabilmente si è inquinato molto velocemente, perché nell'universo primordiale c'erano dei grandi reattori nucleari a fusione. Poi questi grandi reattori non sono più potuti esistere perché sono intervenuti quei cicli
quelle reazioni energetiche quali il ciclo del CNA. E quindi la dimensione, la più grande dimensione della più grande massa di una stella ormai è limitata a circa 100 volte la massa del Sole. Quindi gli atomi che costituiscono la materia con cui abbiamo a che fare tutti i giorni sono stati praticamente tutti sintetizzati all'interno di stelle precedenti al nostro Sole. Noi siamo fatti di atomi estremamente vecchi e che sono stati in un qualche tempo nel passato all'interno di stelle di grande massa. Quindi queste stelle di grande massa, ripeto, innescono la reazione del ferro, la fusione del ferro, queste stelle esplodono in una maniera, non abbiamo neanche il filmato dell'esplosione, che volevamo chiudere con scintille e invece, ahimè, ci siamo smorzati come una lana bianca invece che come una supernova. Diciamo che così finisce la storia della materia, perché siamo riusciti più o meno a dire come si sono venuti a formare tutti gli elementi del nostro universo. E questo fa sì, come diceva giustamente Roberto prima, dovrebbe farci pensare che noi siamo fatti letteralmente di stelle. Tutto ciò che è nel nostro corpo è stato sintetizzato un tempo lontanissimo, a parte del nostro dell'acqua, è stato sintetizzato all'interno delle grandi giganti azzurre, probabilmente della prima e della seconda generazione. Qual è il destino fatale dell'universo? Il destino fatale dell'universo, ne parleremo, è quello di, manca questo lucido, torniamo qui indietro, eccolo qua, pian pianino l'idrogeno si esaurisce, gli atomi pesanti si scindono e quello che le ceneri dell'universo saranno rappresentate dal ferro e dagli elementi vicini al ferro, il cosiddetto gruppo del ferro. Quindi il ferro è la cenere, o meglio, sarà la cenere della materia. Tutta la materia è destinata a trasformarsi in ferro, quindi l'universo che noi potremmo vedere fra miliardi e miliardi di anni sarà un'enorme massa di ferro. Molto rarefatta. Vabbè, anche se adesso poi c'è di mezzo il Big Rip che potrebbe avere non solo atomi di ferro, ma questi atomi di ferro saranno estremamente lontani l'uno dall'altro per effetto dell'espansione dell'universo. La storia finisce qui. Diciamo che stiamo vivendo un universo in cui è bello vivere, perché ci sono tante stelle. Le stelle di grandi dimensioni fra un po' si esauriranno perché finirà l'idrogeno. Quindi in un futuro molto lontano cosa rimarranno? Rimarranno stelle piccole, poco luminose. In più c'è l'espansione dell'universo. Quindi stelle piccole, poco luminose, lontane da loro. Galassie lontanissime. Quindi cielo stellato. C'è molto poco da vedere. I nostri posteri avranno poco da vedere. E quindi siamo contenti di vedere. Siamo contenti perché possiamo uscire a vederci il cielo stellato. E le stelle che vediamo nel cielo stellato sono stelle di grosse dimensioni, ovviamente. Quindi sono giganti azzurre, giganti rosse, perché sono quelle più luminose. Le stelle più vecchie non riusciamo a vederle, che sono le nane rosse o se non le nane blu, praticamente invisibili. Questo è tutto. Quindi il prossimo appuntamento è per... siamo riusciti a sintetizzare abbastanza. Il prossimo appuntamento è per il giugno, l'ultima serata a tema, con Roberto che concluderà, così mi ha assicurato, la storia, per così dire, dell'astronomia, parlando dell'evoluzione, delle visioni dal centro fino alla periferia. E arriveremo al Big Rip anche qui. La storia del pensiero astronomico e della cosmologia insieme. Chi ne ha voglia, adesso proviamo ad aprire la specola.
ci sono delle barriere architettoniche adesso davanti, perché stanno togliendo dell'Ethernet. Però si può entrare, non c'è pericolo, perché l'Ethernet è stato già incapsulato, se ancora bel tempo Saturno è uno spettacolo. In questi giorni abbiamo provato a vedere la questione, si dovrebbe essere già su. Grazie dell'attenzione, quindi il prossimo appuntamento è giugno, poi avremo la pausa, il periodo di a luglio abbiamo il campeggio, il campo estivo, e poi si riprende forse con appuntamento a settembre, a ottobre, come. Grazie a tutti. Grazie.